con Mototurismo Italia. Oggi siamo alla Fornace, ma per esattezza, Marco, dove siamo? A Castano Magnago. La Fornace è una vecchia fornace, come dice il nome. Ad oggi invece è un centro di enduro, mini cross, e in più c'è la nostra pista da flat track, un parco divertimenti sia per bambini che per adulti. La possibilità di girare con queste fantastiche flat, partendo come ho fatto io su cosine molto basiche, ci mancherebbe. Quella che hai usato te oggi è la Sunday 150 che usiamo noi per la scuola, il primo approccio. Insegniamo ad avere confidenza con la perdita d'aderenza. Si può iniziare con il semplice moto a noleggio, come hai fatto tu oggi, perché noi noleggiamo la moto se uno non ce l'ha, al di là di venderla, però è giusto che uno prima provi se gli piace o meno. Grandissimo servizio, tutte queste moto salendo di categoria a noleggio che permettono a tutti di prendere confidenza e divertirsi in massima sicurezza. OMT Flat Track è il nostro logo, sì. Benissimo, quindi dove possiamo contattarti? OMT Flat Track, Instagram e Facebook, se no il sito è .com. E quando possiamo venire alla Fornace? Sabato e la domenica e in settimana su prenotazione. Io dico, mi sono davvero divertito oggi, è stata un'esperienza tutto tondo, quindi io ti ringrazio Marco. A voi. E spero che sia l'inizio di una passione. Sono qui di fianco ad Alessandro, che esibisce una Bultacco originale d'epoca, dedicata proprio a questo mondo. Questa è una Bultacco Astro del 74 360, usata nel campionato americano, prodotta dalla Bultacco con specifiche per il flat track nel mercato americano. Quindi ha delle piccole particolarità, la ruota posteriore che si può girare per consumare la ruota da entrambe le parti, ha diverse posizioni appunto della lunghezza del forcellone. Per Mototurismo Italia, abbiamo parlato prima con Marco, io devo dire che è molto molto interessante avere questo tipo di esperienze, quindi un controllo senza freni per sapere un attimino cosa succede quando la moto ci fa qualche scherzetto anche per strada, vero? Perfetto. Tra l'altro non l'abbiamo detto, che partecipi all'italiano. Sì, all'italiano, ma anche al campionato inglese di flat track. Da Fantarobi ed Alessandro. Ciao! Ciao!